Allora, buongiorno a tutti, tutte. Noi siamo il CESP, centro scuola pubblica. Siamo legati a Copas, avete capito sicuramente. Abbiamo convocato questo convegno per discutere del disegno di legge Renzi denominato La Buona Scuola. Già dal titolo è un programma. Come sapete, Renzi è un bravissimo comunicatore, ha utilizzato in questi anni come il suo padrino Berlusconi la televisione, i giornali, e si propone come il rottamatore, il rinnovatore, quindi chiama La Buona Scuola perché evidentemente quella che c'è è, diciamo, fatta passare in tutti i modi possibili e immaginabili in questo periodo, tanto il giornale, telegiornale e così via, televisioni, perché è convinto che quella che c'è è una cattiva scuola, quindi evidentemente è passato questo messaggio nell'opinione pubblica, il messaggio che è passato è proprio questo. È una, poi ne parleranno i colleghi in modo più approfondito, io farò un intervento brevissimo perché c'è poco tempo, troverà anche Piero Bernocchi, farà l'intervento finale. Vi presento comunque Ilenia Argento, che parlerà della questione dei precari, e non solo, perché se noi leggiamo, leggete completamente un po' il disegno di legge, il precario, il precariato in generale, piuttosto che scomparire, si amplierà. Voi sapete benissimo che, sapete, se avete letto questo disegno di legge, prevede gli albi territoriali, cioè non esisterà più, diciamo, la chiamata diretta da parte del provveditorato per l'immissione in ruolo, ma saranno i presidi, no? Chi deve essere immesso in ruolo finirà in un albo territoriale, saranno i presidi poi a pescare da quell'albo territoriale in base a dei criteri che, se leggete il disegno di legge, non sono assolutamente criteri oggettivi. Vedremo, ogni preside avrà un proprio criterio, sceglierà un proprio criterio, lo pubblicherà nell'albo della scuola e in base a quello sceglierà i suoi diciamo, docenti, che faranno parte di un organico dell'autonomia. Non ci sarà più la differenza tra organico di diritto e organico di fatto, avremo l'organico dell'autonomia. E attenzione, questa cosa è importante, cioè nell'albo territoriale non finiranno soltanto i messi ruolo, ma finiremo anche noi, quelli che sono già di ruolo. Se per esempio diventi soprannumerario, andrà a finire nell'albo territoriale e quindi diventerai precario. Perché precario? Perché il dirigente scolastico ti assumerà con un contratto triennale. Dopo i 3 anni, poi approfondirà anche Anna Civarelli, parlerà del disegno di legge nel suo complesso. Il contratto sarà triennale, quindi in base ai criteri che ogni preside sceglierà, sarai assunto per 3 anni, poi se non va bene, chiaramente tornerai nell'albo territoriale, aspettando le chiamate dai dirigenti scolastici. E si potrebbero fare tantissime battute, ma immaginate voi quali potrebbero essere i criteri. Io non voglio fare tutte le confacce con i dirigenti, anche loro avranno delle difficoltà molto probabilmente, ma pensando ad alcuni dirigenti posso pensare quali possano essere, diciamo, i criteri per scegliere i docenti. È evidente, sembra abbastanza evidente, no? Se c'è un sono colleghi che magari intervengono nei collegi dei docenti e dicono delle cose, no, opponendosi anche ad alcune posizioni
didattiche, perché la didattica la sceglierà il dirigente scolastico, è una cosa importante, cioè l'organo, diciamo, deliberante, l'unico organo deliberante che oggi ancora abbiamo, resiste il collegio dei docenti, non esisterà più, diciamo, esisterà nel senso che c'è ancora, è formato tutti i docenti, ma non avrà più la possibilità di deliberare, perché se voi leggete il disegno di legge, quasi in ogni articolo c'è scritto sentito il collegio docenti, sentito il consiglio d'istituto. Poi le decisioni finali comunque verranno prese e assunte dal dirigente scolastico, anche sulla didattica. Le varie che saranno assunte anche sulla didattica. È un disegno di legge che noi rifiutiamo in toto. Non è possibile, pensiamo, siamo sicuri di questo, non è possibile emendarlo. Non si può emendare, non c'è nulla di positivo. Aveva annunciato il signor Renzi, cercando di nascondere tutto il peggio che c'è all'interno di questo disegno di legge, le 150.000 immissioni in ruolo, che ora nel disegno sono diventate 100.000, e che da ambienti, diciamo, parlamentari sembra che saranno per il prossimo anno 30.000, no? Quindi il normale turnover che ogni anno siamo abituati ad avere, quindi soltanto 30.000 immissioni in ruolo, non 150.000 previsti da Renzi. Quindi è un disegno di legge che arriva, questo bisogna dirlo perché è importante dirlo, è importante sottolineare questa cosa, un disegno di legge che arriva dopo 20 anni di legge dell'autonomia. Noi siamo convinti che con questo disegno di legge si chiude un ciclo. L'autonomia scolastica ha aperto questo ciclo, ha dato più potere ai dirigenti scolastici, non è un caso, diciamo, prima una volta si chiamavano presi, adesso si chiamano dirigenti scolastici, o guai chiamarli presi, alcuni che si offendono. E siamo passati da vari governi di centro-destra e centro-sinistra, devo dire la verità, sono stati più quelli di centro-sinistra che hanno fatto dei danni sulla scuola, quindi da Berlinguer siamo passati alla Moratti, siamo passati alla Gelmini con i tagli, i famosi tagli dei docenti e così via, siamo arrivati a Renzi. Qua si chiude un ciclo, non è un caso che se voi leggete anche su internet gli interventi delle commissioni parlamentari, tutti gli interventi, tranne qualcuno del Movimento 5 Stelle, Visella e così via, sono favorevoli a questa riforma. Anzi, gli interventi per esempio di Forza Italia dice: ma questa è la nostra riforma, è la riforma, è la legge Aprea. La Prea l'aveva già prevista questa cosa, perché allora vi siete opposti? Ecco, la situazione è abbastanza grave perché, ripeto, non avremo più la scuola che siamo abituati, in cui siamo abituati a lavorare. Dovesse passare questo disegno di legge, la scuola sarà completamente diversa. Ripeto, il consiglio d'istituto avrà meno poteri, se no nessun potere, il collegio docente non avrà nessun potere, tutto il potere al dirigente scolastico e ai tre, diciamo, collaboratori che potrà avere pagandoli in modo significativo, si parla di almeno 5.000 euro l'anno in più per i tre collaboratori. Tre. Massimo tre. Scordiamoci quindi il concetto di stabilità, quindi, ma scordiamocelo tutti, non solo i MS ruolo, scordiamoci tutti il concetto di stabilità, e questo deriva anche dal diciamo progetto ideologico. Se vi ricordate, un po' di mesi fa è passata la riforma del lavoro, che è simile, no? Non ne dico la parola in inglese perché non sono bravo in inglese, Joe Pence, no?
Significa proprio quello, è una trasformazione del rapporto di lavoro anche nel pubblico impiego e nella scuola. Non ci sarà più la continuità didattica, la famosa continuità didattica non esisterà, già adesso abbiamo dei grossi problemi. Non parla in questo disegno di legge, non sono citati neanche una parola gli ATA, non parla nulla degli ATA. È vero che poi pochi mesi fa avevano votato la legge di stabilità e là si capisce l'orientamento sugli ATA, quindi tagli, no? Quindi anche là dal punto di vista ideologico capisci qual è l'orientamento di questo governo. E vi leggo solo una chicca e poi finisco e passo la parola. Uno leggendo magari il disegno di legge potrebbe pensare a un certo punto a un capitolo, cioè l'articolo 7, questo per dirvi che molte volte ci siamo chiesti ma l'hanno fatto apposta, sono incapaci a scrivere oppure c'è effettivamente la volontà di lasciare mano libera ai dirigenti scolastici. Quando nell'articolo 7, ripeto, comma 6 di questo disegno di legge si parla che si dice che i dirigenti scolastici nell'ambito dell'organico dell'autonomia, che poi verrà spiegato bene cosa sarà questo organico dell'autonomia, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto. Quindi dici ma è una cosa positiva, finalmente no, Renzi mette mano alle classi pollaio e quindi decide di ridurre il numero di alunni per classe. Poi chiaramente conviene sempre guardare, no? Ad ogni disegno di legge c'è sempre affiancata la parte tecnica, no? In cui ti spiega bene cosa significa quell'articolo. Tu leggi la parte tecnica, l'articolo 7, e ti dice che il comma 5 prevede giustamente che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa, consente una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite della dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi. Cioè, benissimo, il dirigente scolastico può diminuire, può tranquillamente diminuire il numero di alunni per classe, però può, deve per forza aumentare gli alunni in un'altra classe. Guardate bene, e poi finisco veramente, che questo all'interno, la questione della meritocrazia è fondamentale, cioè il dirigente individuerà nel suo organico chi sarà il docente bravo, chi sarà il docente cattivo, con i criteri che dicevo prima che non sono oggettivi, però un criterio potrebbe essere questo, la butto lì, se a me un collega Giuseppe non piace, mentre mi piace Domenico, io a Giuseppe gli do la classe di 30 alunni, a Domenico gli darò la classe di 15, i risultati di Domenico saranno migliori sicuramente dei risultati di Giuseppe, quindi posso tranquillamente, senza essere considerato uno di parte, uno che pensa, posso essere considerato, tranquillamente posso dare merito a Giuseppe, a Domenico di aver fatto un bellissimo lavoro, perché chiaramente lavorare in una classe di 15 piuttosto che lavorare con una classe di 30 la situazione cambia completamente. Queste sono delle cose che ci sono all'interno, purtroppo ci sono all'interno, purtroppo la categoria moltissimi non l'hanno letta, non hanno letto questo disegno di legge, non hanno letto la parte tecnica che è, ripeto, è fondamentale. Dobbiamo opporci a questo, poi sarà Piero fare nelle conclusioni, a dire alcune cose dal suo punto di vista. Ripeto, non è emendabile, non c'è nessuna parte positiva, non si parla di didattica, sono solo questioni burocratiche, sono solo questioni tecniche, rafforzamento dell'autonomia scolastica e rafforzamento delle competenze del dirigente scolastico.